su quanto accaduto ieri nel derby di Roma, gli scontri prima, durante e dopo la partita. Ah, ma quindi non parliamo? Non so, però ci sono immagini bruttissime, abbiamo visto anche saluti romani, toccano cori per pistole da portare nelle scuole, se ci può dire un suo pensiero. Ma il pensiero è quello di sempre, perché non cambia, c'è soltanto il rammarico che nonostante l'impegno, nonostante la nostra assunzione di responsabilità, ancora ci siano manifestazioni di questo genere, che peraltro vedono su fronti contrapposti tifosi che evidentemente non sono neanche tifosi, non hanno capito lo spirito dello sport. L'unica cosa da fare è l'immediatezza degli interventi, e a questi, diciamo, dà delle risposte il Ministero dell'Interno, e la continuità nel processo di alfabetizzazione educativa, culturale, che non possiamo trascurare, perché, ripeto, dobbiamo agire sul doppio piano. È sconcertante che ancora per motivi sportivi, perché evidentemente testimoniano una destrutturazione culturale ed educativa, ci si confronti in questa maniera, quando lo sport dovrebbe essere, io continuo a sperare, a sognare e a operare perché così possa essere, confronto anche aspro in campo, ma fondamentalmente passione che si manifesta in modo civile. Lo dobbiamo non soltanto a noi stessi adulti, ma lo dobbiamo alle migliaia di bambini, ragazzi, ragazze, bambine che io ho visto ancora ieri allo stadio presenti, e che mi auguro che possano e vogliano continuare a entrare allo stadio, anche portati dai propri genitori, sul presupposto che da lì non debba ricominciare un processo educativo anche per loro. Adesso io non voglio essere troppo idealista, ma devo comunque essere un elemento di certezza sul perseguimento dell'obiettivo. Io dico da anni ormai che chi non riesce a interpretare lo spirito dello sport non è un tifoso, entra in un'altra dimensione che non è quella del tifoso, e se non rispetta le leggi dello Stato viene perseguito come è giusto che sia, ma se non rispetta le leggi dello sport, secondo me anche le società sportive devono iniziare a valutare di togliere il gradimento della presenza negli stadi a questi soggetti, perché la loro presenza non educativa e non educante pregiudica per lo spettacolo di tutti.